Ciao ragazzi, sono sempre io, Mara Cheplero, e siete su Bla 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 Bla, non solo parole, regia di Gianni Testa. Questa sera ci stiamo preoccupando, no, non tanto, comunque siamo sempre a Roma, qui ci troviamo presso un locale speciale, il 13 giugno, come potete vedere. Io vado pian pianino, bussando a questo ristorante, chi vedo? Vediamo un po' chi troviamo questa sera. Guardate un po' chi c'è con noi, Malu! Guarda un po'! Come stai? Mara, ecco. Ma il problema è che se non impari a dire Melù... Ah, è vero, sbaglio sempre, grazie. E qui c'è un altro personaggio, guardate un po' chi c'è, guardate chi abbiamo preso, Gino Santercole. Come stai, Gino? Bene, tu? Bene, vuoi fare un salutino veloce? Sono un po' spettinato. Sì, adesso... Sempre che prima è entrata una cliente, mi ha visto e ha detto Gino! E mi ha baciato, mi ha abbracciato, mi ha sfogliato. Sei il vero playboy italiano, non c'è niente da dire. Comunque, noi intanto continuiamo. Possiamo fare una capatina e poi facciamo una intervistina. Di là voglio vedere il locale, accompagnate. Buonasera, 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 buonasera. Voi siete dei frequentatori del posto? Sì, molto frequentatori. Ma come si mangia qui? Come si mangia? Si mangia benissimo. Direi quasi afrodisiaco, vi vedo un po' eccitati. Continuiamo il percorso. Qui c'è un bellissimo uomo che ha un fascino da Latin Lover. Chi è lei? Vito Fornario. Di che cosa si occupa? Io faccio l'attore. Ah, bene, quindi siamo in tema, siamo in casa. Quando capita. Sì. Con questo lavoro che c'è adesso, c'è tanto lavoro per gli attori, è vero? Sì. È bello o no? Bello ragazzi. Bello. Continuiamo un po'. Sono belli questi, Vediamo un po', qui c'è un altro ragazzo, siamo sempre qui. Sono un'incognita, qui invece chi vediamo? Ah, qui c'è un bellissimo tavolo, gente conosciuta, qui c'è Doriana che è un'attrice, come stai? Io molto bene, grazie, tu? Bene, sei bellissima questa sera, come va? Anche tu. Progetti per il futuro? E progetti qualcuno, però preferisco non dire nulla. Per scaramanzia. Allora in bocca al lupo. Credi nella scaramanzia. Nella scaramanzia, certo. Allora diciamo in bocca al lupo e incrociamo le dita. Certo. Qui invece da quest'altra parte è una signora blasonata, la principessa Pallavicino, che non è caduta da cavallo e che ricorda l'opera foscoliana. Non è lei. Come stai, Gina? Molto bene, grazie. Vuoi fare un salutino per la prima volta agli amici di Bla Bla Bla, non solo parole? Certo, ciao a tutti quanti. Ciao. Allora, Melù, ti volevo chiedere questo. Come mai questo passaggio dall'azione artistica a un'attività lavorativa quale può essere quella della ristorazione? Come mai questo cambiamento? Quali sono le novità? Quali sono i pregi? Dici tutto tu. Ti dirò, io mi ero proposta come presidente della RAI. Però c'è stato un problema, perché non mi volevano pagare i contributi. E allora io, come dire, mi sono un attimo inquietata e ho detto va bene, allora apro un ristorante. E così è stato. Ma invece il ricordo artistico, cioè ricorrentemente fate qualcosa ancora di bello? Niente. Hai abbandonato completamente. Ma non è io credo che anche questa qui è un fatto di essere artisti, quantomeno credo che la continuazione di un mestiere nel quale io credevo che doveva essere un mestiere libero, che invece non era, perché era un mestiere pieno di compromessi. L'unico modo per essere liberi è, secondo me, prendere realmente un'attività veramente libera, nel senso che qua poi sai, chi mangia bene torna e chi mangia male non torna più, e abbiamo risolto immediatamente il nostro duello, insomma non è che dura di più, no? Allora io non posso che dirvi venite al 13 breve. Giugno, volevo chiederti questo, ma il 13 giugno qual è la motivazione, la scelta di questo nome? La motivazione, la nascita è per il fatto che nel bene e nel male io sono sempre accompagnata da questo numero, il 13. Ah, non per un fatto religioso dovuta... No, sì, capirà. No, io sono accompagnata da questo numero, 13, io sono nata il 13 alle ore 13, ogni volta è tutto 13, allora ho detto vabbè, inseguiamolo, lui insegue me, io ho inseguito lui. Facciamo un saluto agli amici di Bla Bla Bla. Bla 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 e Bla e Bla.
bravissima. Come avete visto, siamo sempre qui. Comunque fra un po' ci avvicineremo in una sorta di itinerario molto difficile. Siamo sulle tracce della pornostar Milly D'Abraccio. Fra poco usciremo di qui e ci incammineremo su... Anch'io però. Ti porteremo con noi. E poi cercheremo di entrare nel tempio della segretaria delle pornostar, che è il Diva Futura, e si trova in via Sicilia, sempre qui a Roma. E fra poco ne vedrete delle belle. Restate con noi, a fra poco. Ciao. Siamo sulle tracce di Milly D'Abraccio e pensavate che non ce la facevamo, e invece ce l'abbiamo fatta. Guardate un po' dove siamo riusciti ad arrivare. Solo noi possiamo questi, noi di Bla 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 Bla, al Diva Futura Fans Club Elite. Venite con noi, vi facciamo vedere delle cose incredibili. Qui siamo sempre nella parte esterna del locale e con la regia di Gianni Testa siamo riusciti piano pianino ad arrivare dove? A scovare chi? Guardate un po' chi siamo riusciti ad scovare. La nostra pantera rossa, Milly D'Abraccio. E noi, lei si esibisce qui questa sera, noi cerchiamo piano piano di entrare. Purtroppo vedrete ci sarà un po' di casino perché il locale è questo. Scendiamo piano piano, pian pianino, sempre sulle tracce di Milly D'Abraccio. Qui c'è un po' di gente, qui ci sono un po' di ragazzi in attesa dello spettacolo. Comunque noi scendiamo, qui sulla destra e sulla sinistra si possono ammirare le pornostar che si esibiscono nel locale. Qui mi sembra, se non sbaglio, è il proprietario lei. Buonasera, Mara Caprero di Bla Bla Bla. Senta, noi volevamo fare, siamo sulle tracce di Milly D'Abraccio, ci vuole dire qualcosa in proposito del locale prima che ci addentriamo dentro? Via Sicilia tutte le sere, facciamo due spettacoli al giorno, si esibiscono qui le migliori pornostar del momento italiano. Niente, aspettiamo tutti. Mi hanno detto che è sempre pieno ed è ben frequentato, vero? Sì. Ma com'è? Parliamo anche delle, perché i giovani vogliono sapere, i telespettatori che ci seguono, ma i prezzi come sono? Modici o sono esagerati? No, prezzi normali. Prezzi normalissimi, come discoteca normale. Tipo di sé. Ah, bene, vede, con un prezzo normale potete anche vedere e ascoltare gli spettacoli dei migliori pornostar del momento, tra cui quella che noi stiamo inseguendo, Milly D'Abraccio. Ci vediamo dopo, grazie. Qui al Fans Club Elite di Via Sicilia, il locale è molto pieno, abbiamo scoperto che Milly D'Abraccio è lì. Qui vedo una delle ragazze che si esibisce dello spettacolo, possiamo chiederle come si chiama? Priscilla. Priscilla, vuoi fare un saluto ai telespettatori di Bla 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 Non Solo Parole? Un saluto a tutti i telespettatori. Ma tu ti esibisci qui? Sì, saltuariamente. Ah, ho capito. Senti, ci vuoi dire qualcosa a proposito? Se vuoi ti puoi anche alzare, così vieni me. Ci vuoi dire come si comportano questi giovanotti durante lo spettacolo? Che cosa succede? Si comportano molto bene, perché in fin dei conti è uno spettacolo, una forma di arte. Certo. Quindi non vedo perché si dovrebbero comportare male. Quindi sono molto cauti, nonostante diciamo le prestanze fisiche che potete notare delle ragazze. Certo, fanno dei complimenti, ma sono sempre entro dei limiti del buon gusto. A volte scherzano, magari soprattutto con le pornostar, perché per quanto mi riguarda io e le mie colleghe facciamo degli spettacoli molto più soft, molto diciamo leggeri, fra virgolette. Senti Priscilla, quindi ci ritroveremo forse più tardi sulla pista, va bene? Ciao. Ciao. Sì, come state? Posso chiedervi qualcosa? Sì. Allora, Bla 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 Non Solo Parole, di dove sei? Di Gaeta. Di Gaeta. Senti, come mai sei qui? Per Stiamo festeggiando un addio a celibato, e lui, Alfredo, si sposa sabato. Senti, avevi già visto questi tipi di spettacolo o è la prima volta? No, è la prima volta. Che cosa ne pensi? Lui mi ci ha portato qui. Sì, che cosa ne pensi? Divertente. Qual è la pornostar che preferisci di più? La terza, come si chiama? Come si chiamava la biondina? Christine. Bene, allora buon divertimento. Comunque ci siamo sempre qui, siamo sempre qui. Ci stiamo accostando dalla parte del camerino dove dovrebbe esserci la più grande star del momento, la
divina che noi cercavamo, l'abbiamo scovata, è qui, Milly D'Abrazzo, mentre si stava preparando purtroppo, ma comunque noi non perdoniamo nessuno, Milly, e non perdoniamo neanche te. Come stai? Ce l'abbiamo fatta, lo sai che tutta la sera che ti cercavamo? Ah sì, perché com'è? Perché questa serata, devi sapere, bla bla bla, l'ha dedicata interamente a Milly D'Abrazzo. È una serata dedicata a tutte te, infatti inizieremo con intervistarti adesso e poi seguirti dopo lo spettacolo e dopo lo spettacolo ancora con te. Vuoi dirci qualcosa? Come ti senti? Mi sento, dopo uno spettacolo mi sento così un po' stanca, ma neanche tanto. Sì. Mi trovate un po' in defiance. Sì, insomma, mi sto preparando. Ma sei bellissima comunque, senti, come va lo spettacolo? Ho visto che è molto pieno, devo dire che veramente hai riempito le platee, il vuoto lasciato da Moana, sei veramente la regina incontrastata del porno adesso. Ma non lo so, spero, credo, poi l'importante è che ci sia sempre gente, no? Quindi sì. Poi sono loro. È il pubblico che ripaga. È il pubblico che decide se mi stanno inquadrando le gambe. Decide appunto se incoronare una persona regina di un determinato lavoro o no, quindi. Ma che cosa chiedono oltre lo spettacolo i telespettatori? C'è qualcosa di particolare che ti chiedono? Ma no, mi chiedono gli autografi. Sì, ogni tanto mi chiedono perché non usciamo insieme, però. Io so che ce ne sono tantissimi che sono innamorati di te perché so che riceve migliaia e migliaia di lettere tutti i giorni. Ma c'è qualcuno che quando ti scrive ti dice qualcosa che ti emoziona, ti dà un qualcosa diverso rispetto a quelli che vengono a vedere solo lo spettacolo? Beh sì, perché ogni tanto mi scrivono facendomi complimenti, dicendomi che mi amano, comunque in qualche modo me lo fanno capire. E poi ultimamente mi scrivono anche tanti auguri per il tuo pargoletto appena nato, quindi questo mi fa capire che mi seguono in modo affettuoso, insomma anche la mia vita privata entra a parte della. Senti, si parla di pornostar casalinghe, casualmente, ma chi meglio di te può parlare di nido familiare, in quanto tu sei veramente la donna della famiglia, perché hai figli, per cui chi meglio di te può parlare di un rapporto di famiglia a un uomo e dei figli? Qual è il rapporto che esiste tra la famiglia e l'attività lavorativa? Beh, non c'è nessuna affinità, però siccome io le separo riesco a vivere sia l'uno che l'altro, io spero. E effettivamente un giornalista è venuto da me dicendomi: guardi, le vorrei fare un'intervista perché io effettivamente trovo che lei è l'unica pornodiva che comunque comunque ha dei figli, fa dei figli, ne fa tanti, che questo non va appunto d'accordo molto con la sua professione, e mi stupisce perché è trasgressivo. Comunque questa normalità nella sua professione è trasgressiva, cioè com'è che insomma una donna come lei decide poi di avere anche due figli? Effettivamente è vero, perché non ci sono porodive che hanno una vita così, diciamo, familiare così piena di figli, di insomma, è un po' fuori. Però io credo che comunque una donna, per essere una brava attrice, per essere anche una brava star, una brava pornodiva, debba essere felice nel privato. Quindi se come donna è contenta, come artista sarà ancora di più. Dalle limitazioni, e lei è la numero uno. Un grosso applauso, Milly D'Abrazzo. Eccola qui, vai, bravo, bravo, bravo. Thank you.
recentemente abbiamo letto sui quotidiani, sono delle critiche molto frenetiche delle tue concorrenti, le quali dichiarano che a volte si eccede, si cade nella volgarità. Secondo te qual è il rapporto con la volgarità in questo tipo di attività? Cos'è per te la volgarità? Quando si cade nella volgarità? Ma le persone volgari sono le persone che si elogiano da sole, non so, sia uomini che donne, le persone che si danno dei vincitori o vincitrici da sole, insomma, non lo so, in questo ambiente c'è, diciamo, nell'ambiente dell'ospedale c'è questa... Vogliamo fare qualche nome? No, c'è questa concorrenza, sempre, no, ospitata, poi da quando manca Moana... quasi tutte hanno deciso, ecco, sono io, sono io Moana. Allora, ma poi è il pubblico che decide. Sì, ma ecco, questo fatto di sentirsi, cioè va via una persona, ecco, io sono lei, cioè, mi fa ridere questa cosa di pensare che basta la morte di una persona per far sì che il suo spazio venga occupato da un altro, quando è impossibile, perché Moana ballava in una certa maniera, si muoveva in una certa, aveva un corpo particolare, e ognuna è una cosa a sé, quindi nessuno può imitare l'altro. Certo, tutte vorrebbero essere le regine del porno, però ci vuole del tempo, del lavoro, coltivare dei fans, non è facile, non è che con il punto in bianco ci sono Moana. Senti, io so che tu hai lavorato anche all'estero, in America, dove è dura lavorare in questo campo. Che differenza c'è tra l'attività che si svolge in America e in Italia? Se c'è differenza e se è meglio lavorare con gli americani o con gli italiani? Allora, e qual è il tuo partner ideale? Cioè, è partner di film o del privato? Cioè, lavorare in America senza dubbio c'è più organizzazione, c'è più rispetto per l'attore, per l'attrice, mentre in Italia è sempre un po' così al chi va là, vabbè, giriamo sto film, ok, andiamo, un po' così anche nel cinema normale, perché io ho lavorato a Cinecittà e nei film normali. E il piano di lavorazione lo si inventa lì per lì, insomma, voglio dire, sono pochi i set, tranne Zeffirelli e questi grossi film, il resto si mettono un po' tutti. Quindi in Italia nei set porno è un po', c'è un po' di confusione, mentre lì c'è più serietà. Però io trovo che loro facciano del porno una cosa troppo fredda e troppo... come sono gli americani, cioè gli americani è tutto un business, è tutto molto freddo, è tutto molto... sono molto belli gli attori, le attrici anche, tutte donne belle. Però un po', che posso dire? È l'attore ideale? L'attore ideale, fino adesso con cui ho lavorato, beh, Rocco Siffredi è più bravo e quindi naturalmente è più bravo. Però ci sono anche alcuni americani che mi sono piaciuti molto e lavoravano molto bene. Io insomma preferisco il cinema europeo perché è più vero, sa più di verità. Come dicevo, quella americana è un po'... voglio dire, io mentre giravo il film parlavo con una ragazza su set e parlando, ah, dove sei? Io italiana. Sì, di Roma, c'è Roma. E dov'è? Cioè, voglio dire, e questo ti fa capire quanto siano vuoti loro. Non possono offrirci un sesso pieno di cose se non sanno neanche dove è Roma.
Milly, vogliamo parlare un attimo, perché tu sai che abbiamo dedicato tutto a te, del tuo rapporto con l'amore. Entriamo un po' in più intimità, dici qualcosa più di te. Com'è il rapporto con l'amore? Milly D'Abraccio, com'è in amore? Com'è l'amore? È complicato, l'amore è sempre complicato. Io cerco sempre di evitarlo, perché proprio fa soffrire, è complicatissimo, le gelosie, le cose. Non è, io lo sconsiglio, però ahimè ci si cade sempre, voglio dire... È difficile, poi l'amore per i figli, l'amore per se stesso, l'amore per il lavoro, l'amore per i fans, io devo amare troppe cose. Un amore generale. L'amore per il mio amore, per il mio uomo. Ecco. E possiamo anche... Gianni, vuoi inquadrare gentilmente anche il fidanzato della Milly, che è un dilettante giovanotto molto bello? E devo dire, Milly, che nonostante tutto ti segue, questo è vero amore, è vero senso dell'amore, perché incontrarti sulla vita privata è una cosa, poi portarti anche sul set, dove sono molto gelosi. E infatti lui è un po' geloso, però col tempo riesce a capire il mio lavoro, e quindi insomma non è facile amare, poi non è facile amare me. Io direi che in questo momento direi di spezzare un po' il programma e riniziamo subito dopo, perché sta per iniziare lo spettacolo. Milly D'Abraccio comunque, come avete visto, è piacevolmente insieme a noi, la riintervisteremo subito dopo il suo spettacolo, che potrete vedere tramite video, e ci rivediamo fra poco. Milly, diamo insieme un bacino ai telespettatori, a dopo, ciao. Solo parole, siamo sempre qui, Mara Caprero conduce la regia di Gianni Test. Siamo sempre al Fans Club Elite, regno incontrastato delle pornodive. Con me qui a fianco l'avrete senz'altro riconosciuto, il manager, il re incontrastato, Riccardo Schicchi. Ciao Riccardo, come stai? Ciao, bene. Senti Riccardo, noi abbiamo fatto, diciamo, un piccolo sopralluogo locale, devo dire che veramente è molto carino, fatto molto, molto bene, si ci diverte, c'è tanta gente. Abbiamo già precedentemente parlato anche con Milly del locale eccetera, ma io vorrei soffermarmi con te, diciamo con la tua mente così diabolica, ad alcune affermazioni di alcuni rotocalchi quotidiani che ho avuto tra le mani oggi, ossia all'isola del porno, qualcuno l'ha definita dell'isola del porno dopo. Che cosa ci vuoi dire in proposito? L'isola dell'amore nasce da questi frammenti di isole che io sto tentando di tenere in vita in Italia, in particolar modo a Roma. Noi siamo qui all'Elite, di una futura Fans Club vicino a via Veneto, via Sicilia, e poi l'altra isola che abbiamo alloggiata, che rimane in parte aperta con spettacoli, con artiste, che è appunto il primo Fans Club. Chiederti una cosa, ultimamente è andato in stampa per la Mondadori un libro di Alberto Bevilacqua che si chiama Eros. Allora volevo chiederti questo: nei tuoi spettacoli, nei tuoi film, quando c'è Eros, quando c'è pornografia e quando c'è sesso? Senti, questo scrittore correva dietro una mia artista di nome Ilona Staller con l'uccello in mano, sperando di farsi masturbare. Oggi parla di erotismo osceno, di erotismo volgare. Dio mio, forse vuole farsi perdonare per i suoi peccati. Forse sarebbe meglio evitare di parlare di erotismo volgare. L'erotismo e il sesso sono una cosa meravigliosa e non sono mai volgari. A volte qualcuno cerca degli alibi, cerca delle corazze, degli scudi, una scusa per salvarsi l'anima chissà da quale peccato. Io voglio vivere il paradiso da vivo e voglio che tutti lo vivano insieme a me e alle mie artiste. Senti, avete avuto già molte adesioni per l'Isola dell'Amore? Sì, infatti stiamo già pensando a un secondo periodo. Comunque vi aspettiamo tutti quanti dal 28 marzo, e se volete fare le vostre prenotazioni, ecco, potete venire qui al Diva Futura Fans Club, via Sicilia 57, a Roma, a telefonarci al nostro numero. Vuoi dire anche il numero? 06 37 91338, di Diva Futura. Allora, l'Isola dell'Amore, sempre con Riccardo Schicchi. Un'altra domanda, Riccardo. Io leggevo sempre su quotidiani che si parla
parla dell'inserimento di una star regina dell'hard incontrastata del tuo regno. Ma chi è per Riccardo Schicchi? È una domanda forse un po' troppo futile e stupida, ma per uno come te che ha la potestà su queste, in modo metaforico, su queste donne, qual è la vera regina che potrebbe ricolmare il vuoto lasciato da Moana Pozzi? Anche se sono una diversa dall'altra. Sì, ecco, intanto che un vuoto, Moana ha consolidato un'immagine che rimarrà sempre giovane, quindi non sarà soggetta a quell'invecchiamento che purtroppo si produce nelle artiste, quindi si smitizzano i miti con l'età e credo che quindi Moana, anziché sparire, è sempre presente. Ritengo ridicole quelle anzianotte pornostar che si sono definite ready perché potrebbero far le nonne di Moana. Senti, ma... che invece ci saranno sicuramente delle artiste che stanno già arrivando, che potranno determinare, diciamo, un loro posto importante nei desideri e nelle fantasie delle persone. E quindi devo evidenziare Eva Enger, che ho sposato con gioia, ma che dono con altrettanta gioia al pubblico, che mi sembra una persona non solo giovane, molto pulita, ma che nuova, differente, quindi non in imitazione o copia di nulla, ma specialmente che riempie i palcoscenici, che ha qualcosa da dire. A voi io vi lascio non solo augurarvi una piacevole continuazione di serata, perché poi continueremo l'intervista con Milly D'Abraccio. E avete sentito le parole di Riccardo Schicchi. È molto grave che in un paese come il nostro, democratico e libero, chi vuole professare la propria, il proprio ruolo artistico deve andare fuori. È molto grave. Comunque, Riccardo, ci rifaremo, vero? Sì, penso che comunque, levando l'ipocrisia e considerando che questo momento politico forse che impegna un po' tutti in altre faccende, sta lasciando la possibilità, anche se non è quella che vogliamo noi, di vivere un po' più liberamente la sessualità. Abbiamo meno aggressioni e anche meno chiusure e meno proibizioni, però credo che sia soltanto un momento di disattenzione. La cosa grave è che le leggi non sono state trasformate e cambiate e che quindi questa confusione crea sicuramente dei danni alla libertà di ciascuno di noi. Senti, invece ai telespettatori, questa è una trasmissione seguita molto dai giovani, ai giovani che ci seguono e che si avvicinano al sesso, che cosa vuol dire, un messaggio? Qualcosa di ideale per un giovane che ha bisogno e che si avvicina per la prima volta al contatto erotico, sessuale e carnale, un messaggio da un uomo che di sesso se ne intende? Io sono stato in questi giorni al liceo di Ripetta occupato, sono stato con i giovani infreddoliti perché non c'è il riscaldamento, perché non ci sono neanche i colori per dipingere le pareti, perché nei cassetti c'è soltanto il vuoto. Io dico che forse dovrebbero riavvicinarsi all'amore realmente, mi sembravano distratti. L'amore è qualcosa che non si vive bene in città scure, torbide, malfatte come le nostre. Però ecco, i giovani che hanno questo amore più vivo, sicuramente più forte di quanto possono avere le persone più anziane che già l'hanno tentato di vivere, speriamo nella maniera migliore, i giovani non si devono fare intristire, devono mantenere la loro gioia e il loro desiderio di scoperta. Bene, Riccardo Schicchi, come vedete, è sempre un uomo molto intelligente e molto originale. Chissà che cosa ci riserverà dopo l'Isola dell'Amore. Comunque noi, Riccardo, ti ringraziamo, ti auguriamo un in bocca al lupo per le tue attività e presto sarai papà. Allora, auguri. Grazie. Sempre con voi conduce Maria Chepero, regia di Gianni Testa. E la serata, come sapete, era dedicata alla pornostar Milly D'Abraccio. Abbiamo quasi concluso la serata, lo spettacolo è finito e ci siamo ritrovati qui in pochi. Dopo l'intervista a Riccardo Schicchi, io volevo fare un'intervista a uno dei fans più accaniti di Milly D'Abraccio. Ciao, come ti chiami? Fabrizio. Fabrizio, quanti anni hai? 21. 21, e che attività svolgi? Ho un negozio, una pizzeria a taglio. A taglio. Senti, qual è la motivazione che ti spinge di più a vedere, a partecipare costantemente agli spettacoli di Milly? Perché è bellissimo. E c'è qualcosa che trovi, oltre alla bellezza estetica, che è una cosa che notiamo tutti, ma qualcosa di particolare che ti spinge, che ti muove a questo affetto così particolare per Milly? Ma forse il suo modo di muoversi, la sua professionalità. E invece dall'altra parte, per antitesi, chi abbiamo? Il fidanzato di Milly D'Abraccio, Andrea Dioguardi, che tutti senz'altro ricorderete, modello milanese. Ciao Andrea, come stai? Ciao, sto bene. Senti, hai visto, hai sentito che cosa ha detto il fans di Milly? Sì, ho sentito. Sei geloso? No, perché anch'io ero come lui. Ah, bene, tu hai iniziato come fans di Milly? Sì.
ed ero anche innamoratissimo, e poi però ho avuto la fortuna di conoscerla meglio. Bene, avete sentito, ha avuto la fortuna di conoscerla meglio. Ma Milly, so che tu ultimamente gli hai dato anche la felicità di essere madre, quindi tuo padre. Che cosa ha nell'intimità di particolare, oltre ad essere una star del porno? Beh, è dolcissima e... non lo so. L'ami e basta? Tanto. Tanto. Invece qui di fianco un giovanotto che avete visto senz'altro prima nelle riprese, che fa il presentatore. Ciao, come ti chiami? Thomas, ciao. Thomas. Thomas, oltre ad essere presentatore, è anche attore. Thomas, tra tutte le pornostar che hai presentato e che hai avuto il piacere di portare sulla ribalta della scena, chi è che ti ha divertito di più? Una chicca per i telespettatori di Bla Bla Bla. Ma innanzitutto scusate le mie precarie condizioni di voce, anche perché ho terminato poc'anzi di lavorare. Ma sembra una cosa scontata, ma sicuramente Milly D'Abraccio. Io dovrei essere imparziale in queste cose, ma anch'io come loro due ho qualcosa che mi spinge a dover dire questo. Bene, noi ci fermiamo qui perché stiamo tornando verso il camerino per salutare e riabbracciare la vostra preferita Milly D'Abraccio. Seguiteci, andiamo. Bla Bla, non solo parole, Mara Keplero, regia di Gianni Testa, non finisce qui. Dietro queste tende, dopo lo spettacolo, c'è ancora la pornodiva, la più amata, la realmente più amata dagli italiani, la divina Milly D'Abraccio. Ecco qui Milly con il suo accompagnatore ufficiale, che è l'uomo che lo accompagna nella vita. Ciao Milly, com'è andato lo spettacolo? Bene, sì. Sei soddisfatta? Sì. Era abbastanza pieno, Sì. Un pubblico abbastanza giovane. Sì, quello sempre. Sai che prima di te abbiamo intervistato il tuo fidanzato ed è stato molto carino, ha detto delle cose molto carine nei tuoi confronti. Ah sì? Sì, cosa hai detto? Devi guardare la videocassetta poi. È cattivo, ha detto che l'ama e che è senz'altro fortunato di avere vicino a sé una donna, oltre che importante, così bella. Milly, un resoconto della serata. Cosa su una diva, quando finisce lo spettacolo e poi ritorna a casa, alla quotidianità, come si sente? Che cosa porta con sé? Ma non so, il lavoro, si lavora, si viene qui, e si hanno delle emozioni, poi si stacca e non dico che si diventa normali, perché ahimè odio la normalità, però poi c'è la vita, insomma, si esce, ci si diverte, si va in giro. Cioè... Ma tu che fai dopo uno spettacolo? Torni a casa oppure continui a divagare per la città? Dipende dalle serate, io stasera mi vado a divertire. E di solito però che fai? Di solito... Lo chiediamo a lui. Ah, di solito si va a casa perché lei è stanca dopo lo spettacolo e si dorme. Ma devo dire che questo giovanotto è veramente molto molto attaccato a Milly, ma io direi che quasi quasi, prima di chiudere le porte, il sipario di questa serata dedicata a Milly, che è stata in esclusiva per solo per Bla Bla Bla, Milly, vuoi mandare un bacino ai telespettatori e dirgli un arrivederci a presto, un prossimo spettacolo dedicato tutto per loro? Io vi do un grosso abbraccio, grandissimo, e venitemi a trovare qui a Roma al Fans Club Elite e in tutta Italia, dove io sarò a fare spettacoli, d'accordo? Mi raccomando. E Milly vi saluta mentre chiude la porta e vi augura una felice notte. A presto, Bla Bla Bla, prossimamente sempre con Gianni Testa e Mara Keplero. Un arrivederci, ciao.
Filoni veste la tua casa, che vi offre una vasta gamma di tendaggi esclusivi, bastoni, splendidi piumoni e trapunte Gabel ed Eliolona. E primo tra tutti, Filoni è felice di presentare la sua nuova campagna del tappeto orientale a prezzo d'importatore. Filoni vi aspetta a Cassino, in via Peppino Falese 1012, telefono 0776 25991. Filoni veste la tua casa. La sicurezza di scegliere bene.